Ciao a tutti, è ricominciata la scuola e con lei anche i nostri incontri, se ci penso io. Il primo tutorial che vi propongo è come realizzare un'agenda fatta in casa. Di agende e di diari se ne trovano tanti in commercio, ma fino ad ora non ho trovato nessuno che avesse tutto quello che per me è necessario. Quindi ogni anno me la faccio da me. Passo passo vi mostro come fare per realizzarla. Vediamo il materiale di cui abbiamo bisogno. Un quaderno puntinato. Acquarelli, gomma, pennarelli, trattopen, squadre, matita, matite colorate. Mettiamo tutto insieme. Comincio scrivendo a matita il nome del mese e disegnando qualche cosa che lo rappresenti. In questo caso, visto che a febbraio facciamo le candele per tutto l'anno, ho deciso di abbellire la pagina con delle lanterne. Quando sono soddisfatta del disegno, passo a colorarlo. In questo caso ho usato acquerelli e matite insieme. Sotto al nome del mese ho scritto i giorni della settimana e i numeri. Con il trattopen ho ripassato il mio disegno e la scritta. Con la matita gialla ho sottolineato i giorni della settimana e poi, sempre utilizzando la matita gialla, ho realizzato l'alone di luce intorno alle lanterne. Adesso è tempo di dedicarsi all'agenda vera e propria. Con matita e righello e aiutandomi con i puntini vado a tracciare i quadrati che saranno le caselle giornaliere. Per realizzarli conto 7 puntini in orizzontale e verticale e lascio uno spazio di un puntino tra una casella e l'altra. Al lavoro finito li ripasso con il trattopen. Con la gomma cancello la matita in eccesso e vado sempre con il trattopen a numerare i quadrati. Procedo in questo modo con tutti i mesi a seguire. Dopo aver numerato le pagine, realizzo l'indice della mia agenda in modo da trovare sempre facilmente quello che cerco. Ed ecco la mia agenda finita. Spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia utile. Se è così, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche e seguitemi su Instagram e su Facebook. Ma soprattutto, mandatemi le vostre richieste. Ci penso io. Ciao!